È stato un bel segno vedere tutti i ministri qui che hanno rifirmato un protocollo e speriamo che possa attualizzarsi. Ma non si è parlato a sufficienza della parte più importante, perché poi a seguire queste situazioni è stata sempre la società civile, le associazioni, i movimenti che si sono fatti carico di situazioni scomode, difficili, pericolose per alcune donne che vengono ricercate dai clan. Nella storia abbiamo visto che in passato, quando le hanno trovate, le hanno ammazzate. E quindi noi stiamo nascondendo delle persone, le stiamo nascondendo perché loro le stanno cercando. Allora chiediamo una legge, è questo che bisogna parlare, i protocolli vanno bene, bello che tutti qui insieme, una legge che tuteli queste persone. Chiedono il cambiamento anagrafico. Non hanno bisogno, non chiedono soldi, chiedono di poter mandare i loro figli a scuola senza che vengano rintracciati, chiedono di poter andare a lavorare con libretti in regola, perché adesso i lavori che troviamo sono veramente di copertura, perché non sono collaboratrici, non sono testimoni, sono persone che si ribellano ai loro clan, per la magistratura, per le forze di polizia non hanno commesso nulla, ma rompono con quegli schemi, lo fanno con coraggio e con determinazione. E bisogna creare dei meccanismi in questa direzione.